la sfida di due donne, Dea Cucciniello e Lisa Minichiello, partita un anno fa a Napoli. Una rivista che in poco tempo è riuscita a catturare l'attenzione dei lettori con un occhio puntato soprattutto al pubblico giovanile e ad una vetrina espositiva di questa terra campana ricca di grandi potenzialità. Benigno Blasi è il coordinatore di redazione, un bimestrale di costume e società, un prodotto editoriale completo e di classe in cui spicca in modo particolare la donna. È il primo anno di vita del nostro magazine, Stylize, è stato distribuito per la prima volta su tutto il territorio regionale l'anno scorso ad aprile. È un bimestrale, di conseguenza adesso con questa sesta uscita, appena arrivata, abbiamo raggiunto il nostro primo anno di vita. È una grande soddisfazione per noi perché si tratta di un prodotto lanciato a partire da Grotta Minarda, quindi da Avellino, ed è stato diffuso fin da subito, distribuito su tutte le edicole della regione Campania, con un ottimo seguito di pubblico. Abbiamo raccolto tanto interesse e attenzione da parte dei giovani. Ci siamo occupati di cinema, di cultura, di musica, arte, spettacolo e di conseguenza è un prodotto quanto mai vario che risponde a quella che è una vera e propria lacuna editoriale del territorio campano e sia pure in un momento sicuramente un po' complesso per quello che è il segmento di mercato dell'editoria in genere, abbiamo cercato di ritagliarci uno spazio nostro autonomo, uno spazio di valore significativo, uno spazio molto vicino ai giovani che cerca di sedimentare nei giovani meccanismi di lusinga, di aspettativa, di fascinazione e di conseguenza abbiamo cercato di raccogliere un pubblico vivace, di raccogliere e rilanciare quel fermento che già c'è, che già è insito in molti giovani campani e che spesso e volentieri non trova degli strumenti e dei meccanismi propulsori. Spicca molto il volto della donna. Sì, spicca il volto della donna perché in realtà il tutto nasce da due donne, da me e da Lisa Minichiello. Io sono il direttore responsabile della rivista, lei è il direttore creativo ed entrambe siamo editrici di questo prodotto. Di conseguenza un prodotto che nasce sotto un segno femminile, un prodotto appunto si può dire di genere femminile, che nasce sotto questo indirizzo e spinge chiaramente per la femminilità. Non è un caso che su questo nuovo numero del magazine titoliamo tra l'altro Eleganza disgregata, perché andiamo a connubiare quello che è il tema del magazine, il tema dell'eleganza, un tema fondativo di questo magazine, con un aspetto, quello dell'eleganza appunto disgregata, l'eleganza dell'essenza che deve fare i conti con un contesto spesso logoro, lacero, difficile, ricco di lacune e di mancanze con le quali bisogna fare di volta in volta i conti, però è anche uno stimolo, nella difficoltà c'è uno stimolo, un'opportunità per un rilancio sempre più vigoroso e sempre più importante. Ma ritengo che ogni qualvolta nella mia cittadina si assumono iniziative di carattere culturale, sociale, di promozione del territorio nel generale, la mia amministrazione sostiene, dà tutto il contributo possibile, gli spazi possibili che abbiamo e che ci piace anche promuovere. Quindi siamo nella condizione di positività piuttosto che farmi ringraziare per la disponibilità, voglio ringraziare io queste signorine e signore che hanno posto in essere questa iniziativa che io definisco culturale, economica, di promozione e quindi quando c'è un'iniziativa editoriale come questa significa che il paese cresce, gli spazi aumentano e questo per me sicuramente è motivo di orgoglio.